serata importante, insomma, dove sono stati messi in evidenza i valori di questa Castiglionese. Sì, assolutamente, valori prima di tutto umani e poi anche calcistici. Certo, volontari reduci da non solo da un campionato, ma da tanti campionati. Sì. E poi a ottobre hai deciso di sposare questo progetto. Sì, ho accettato il richiamo della mia città, perché poi è così, che avevano rivestito con uno staff importante, una squadra importante, di cercare di fare un bel campionato. Mi sono messo a disposizione e abbiamo fatto questa cavalcata importante. Non è mai facile vincere un campionato, ma penso che abbiamo dimostrato di essere forti, attrezzati, organizzati, e poi i risultati sono venuti. Abbiamo vinto un campionato con 9 punti vantaggi sulla seconda, che attesta il valore prima di tutto morale del gruppo e poi di tutta la squadra. Bene, a questo punto è giusto goderci serate come queste, ma poi è anche giusto pensare in questo momento al futuro. Sì, il futuro è ancora da scrivere, perché noi abbiamo scritto una pagina di storia per la Castiglionese e vorremmo, io sicuramente, perché sono rimasto a Castiglioni e quindi mi auguro che perlomeno buona parte della squadra possa continuare in questo progetto e scrivere altre pagine di storia di questa società. Sicuramente è vero quello che attesta il mister, le serate come queste sono il frutto di tutti i sacrifici che fai durante l'anno, perché poi sembra facile andare in campo la domenica, ma dietro c'è un lavoro ben difficile, ben importante. Le serate come queste attestano il valore del lavoro svolto per tutto l'anno, i sacrifici fatti tutto l'anno, non solo da noi giocatori, io poi l'ho fatto per 20 anni, ma non sto qua a elencarlo, ma anche di tutte le persone che lavorano intorno alla squadra, al progetto e all'effettivo risultato poi della domenica. Le serate come queste attestano che abbiamo fatto un campionato al di sopra delle aspettative. Ne siamo orgogliosi, ne siamo veramente fieri e questo ci fa veramente pensare a un proseguo sempre più importante. Grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie.